Buonasera, bentornate e bentornati a Ampi Libri dal Vero, in realtà fisicamente ci siamo. E questa sera parliamo del fumetto di Gianni Carino, che vedete qui tra i relatori. Una scelta per la vita si intitola, tratto dalla testimonianza di Liliana Segre, data a Rondine credo 2 anni fa. Sì, il libro è scritto nel 21. Era questa testimonianza che era stata nelle edicole con il Corriere della Sera, tra l'altro era stata pubblicata con il Corriere della Sera. Gianni Carino l'ha letta e ne è rimasto affascinato tanto da pensare di trasporla in fumetto e metterla a disposizione del pubblico e soprattutto delle scuole cui è fondamentalmente diretto il suo lavoro. In questo caso e in tutti gli altri casi, credo, quasi tutti gli altri casi. Bene, Gianni Carino sarà con Giovanni Baldini per la prima volta a Milano, per la prima volta a Milano ad Ampi Libri, che è la linea guida, l'inventore, il curatore della nuova collana, I Libri di Culo, che è appunto la linea editoriale dell'Ampi. C'è Roberto Jarak, presidente della Fondazione Memoriale della Shoah di Binario 21 di Milano, c'è Roberto Cenati che è presidente provinciale dell'Ampi di Milano. Speriamo che ci sia Diana De Marchi, la quale ha scoperto di avere una collega positiva e che sta facendo un tampone. Se il tampone risulta negativo viene, se no povera la terremo comunque, se venisse la terremo alla larga dagli altri e la costringeremo all'uso della mascherina. Liliana Segre mi ha comunicato un'ora fa di non farcela. Veramente Liliana è reduce da uno stress fisico, ma soprattutto mentale, intellettuale, non terribilissimo. Prima di dare la parola ai nostri relatori, direi che sarà Giovanni Baldini il primo a spiegarci anche il senso di questo libro in questa collana, volevo un po' riprendere alcuni concetti. Pochissimi milanesi sapevano e sanno che nei sotterranei della stazione centrale di Milano i propri concittadini ebrei e tanti altri deportati per ragioni politiche venivano trasformati da persone in oggetti di scarto, pezzi, stupidi. Destinati al lavoro o alle camere a gas. Tra questi, nel gennaio del 44 c'era
e a tanti altri. E ha citato tutto su altre prove, per cui Liliana giustamente ha dettato quella indifferenza che si trova come motto iniziale del Memoriale della Shoah. Oggi quei sotterranei ospitano il Memoriale della Shoah, ma per molti continuano a essere dei depositi postali, di materiale postale. Su questo ritardo della presa di coscienza di Milano sarebbe utile riflettere. La memoria è una necessità vitale. Un paese senza memoria è cieco, è ingiusto, è preda di pregiudizi. Come una spugna che si beve qualsiasi menzogna, e l'antisemitismo e il razzismo vi scorrono sempre più copiosi. Un paese senza memoria non ha futuro, è incapace di riconoscere ed è incapace di riconoscere i valori di fondo della democrazia. Senza memoria non c'è rispetto per il prossimo, non c'è cura dell'etica privata o pubblica, non c'è consapevolezza del dolore e della sofferenza con cui la libertà è stata difesa e conquistata dai nostri padri. I carnefici si sovrappongono alle vittime schiacciandole nell'oblio. L'equiparazione, no? Tra vittime e carnefici, no, è una cosa inaccettabile. E così succedeva proprio nella Shoah. Senza la memoria, le vittime muoiono innocenti, muoiono ancora, muoiono nell'indifferenza, nei pregiudizi, e quindi non solo nella ferocia nazifascista, ma anche in altre ferocie, forse ancora più subtole. Le parole d'ordine del razzismo e dell'antisemitismo non sono cambiate e fanno spesso presa nelle persone che si sentono escluse, penalizzate, impoverite, prive di futuro. E che cercano quei leader forti cui potersi aggrappare. E così si forma il fascismo nuovo, il totalitarismo nuovo che minaccia identità nazionali, sovranismi, antisemitismi, rifiuto dei diversi, affondamenti minati e tutto il. La memoria è un atto di giustizia postumo, ma è soprattutto un'operazione civile, un'orazione civile, senza la quale si perde la direzione della storia. Per questo ringraziamo Liliana Segre per il suo discorso in Parlamento, per il suo lavoro di testimonianza, e ringraziamo anche Gianni Carino che quel discorso di Liliana ce l'ha dentro e ce lo racconta attraverso questo lavoro. Direi di dare la parola a Giovanni Baldini, ripeto, curatore di i libri di Puglo. Salve, buonasera e grazie. Io vi introduco un attimo cosa sono i libri di Puglo. L'idea nasce circa un anno e mezzo fa, 2 anni fa, e l'idea naturalmente è l'anti pubblica libri da sempre, poi da quando esiste, ma l'idea di avere una linea che abbia un suo preciso obiettivo, una,
il suo pubblico, ovvero che abbia l'obiettivo di produrre libri che siano agili, che siano popolari nel senso più nobile del termine, questo forse non c'era mai stato nella nostra associazione. E abbiamo cominciato non a caso con un libro che si intitola Essere Ampi, perché voleva essere a suo modo un esperimento anche questo. Volevamo essere un'associazione che discute di se stessa e pubblico. Non è una cosa che accade tanto spesso tra le varie organizzazioni, anche tutte le grandi organizzazioni moderne. La nostra idea era appunto questo: diciamo cosa siamo, vediamo se ne nasce più tardi, se impariamo qualcosa di nuovo anche noi stessi. L'Ampi è grande, ha sedi un po' ovunque, una sede in ogni quartiere della città, abbiamo sedi sull'Appennino, sedi sulle Alpi, quindi è diventato anche abbastanza naturale. Se vogliamo raggiungere molte persone, le sezioni dell'Ampi sono un buon modo per raggiungere in maniera molto fine tutto il territorio italiano e anche fuori. Chiaramente non siamo un'azienda, non abbiamo le deficienze, ma di generosità le sezioni ne hanno tanto, quindi ci è sembrato un buon modo per creare delle idee di libri. I saggi, oggigiorno, la saggistica, sono davvero pochi i saggi in Italia, vengono più di qualche centinaio di copie, e noi non siamo mai stampato un libro meno di 6 copie, che è un numero enorme, e abbiamo adesso un numero di richieste di stampa, abbiamo già esaurito tutto, e soprattutto il libro di Gianni, che noi speriamo di arrivare a numerose migliaia di copie che verranno distribuite, quelle già distribuite e quelle verranno distribuite anche perché immagino che per i primi giorni del prossimo anno si parla insomma della memoria, sicuramente sarà un momento importante in cui far discutere ancora di più il progetto di Gianni. Il secondo libro è stato un libro sull'interazione fra istituzioni e estrema destra, è un altro dei grandi temi dell'anno, sono incontrati al fascismo, e i tempi erano, come dire, erano già segnati in un certo senso, e in questo senso abbiamo creato il libro. Terzo, per adesso l'ultimo, è il libro di Gianni. Nasce un po' per caso, perché grazie all'Ampi di Carpi ci siamo messi in contatto, e dopo aver discusso abbiamo intanto capito l'enorme valore di un'operazione del genere. Il valore universale del messaggio di Anna Seyre, per quanto nato in un contesto unico, nella storia, se non però unico nella specie umana, insomma. Quei momenti sono piccoli, se visti da ognuno di noi, grandi, se visti nella storia. E l'aver veicolato nel racconto, sempre lo fa sempre, quello è stato secondo me la scintilla che fa nascere tutto il lavoro di Gianni. Ci abbiamo messo pochi secondi per metterci d'accordo e per dire che questo sarebbe stato sicuramente il prossimo dei nostri libri. Il libro che vedete è di nuovo quello per noi importante, un lavoro agile che vuole raggiungere le persone possibili. Come dicevamo prima con Gianni, è un fumetto, quindi lavora su due canali contemporanei, la parola e l'immagine, e parla di due generazioni. Se pensiamo, io ho visto dei fumetti fatti nel 46 a Firenze, fatti dai partigiani, che raccontavano attraverso il fumetto la loro esperienza. Quindi non è, e oggi è un linguaggio usatissimo anche dalla giovane generazione, quindi parla appunto, è un linguaggio universale che a tutti siamo abituati in qualche modo. Quindi ecco, è stato un grande successo, lo sarà ancora perché abbiamo tantissime richieste di stampa. E adesso, grazie. Grazie a voi. Va bene così. Niente, a questo punto io mi sento di dover indicare meglio la capacità di penetrazione del racconto illustrato. Il fumetto, come di Giovanni, è destinato, in Italia non ha avuto un grande successo, perché qualcuno dice è stato il primo sistema di spiegare Marx alla prima società operaria
e quindi analfabeti, molti, e quei pochi che erano, non erano analfabeti facevano, leggevano il testo, ma con il supporto dell'immagine la cosa si comunicava meglio. Ed è strano che in un periodo come il nostro, in cui siamo tempestati da migliaia di immagini, ancora si consideri il fumetto un semplice strumento per passatempo, per avventure, per sogno, per altre cose. Mentre in altri stati il fumetto viene usato dai libretti di istruzione degli elettrodomestici alla rappresentazione della propria storia, alla geografia, a tutta una serie di argomenti. Perché poi in fondo il libro, la prima scrittura dell'uomo è stata l'immagine, e comunica al di là delle appartenenze territoriali, tutto comunica la stessa cosa, con la difficoltà oggi di centrare, perché oggi abbiamo una società appunto piena di immagini, il mezzo più universale per parlare del vento. Se parliamo del pane, parliamo a tutto il mondo. Non esistono zone che non usano il pane o cose simili. Se parliamo, cerchiamo di approfondire con l'immagine più nel dettaglio, si rischia poi di non avere quella comunicazione che si vuole, che ritengo necessario per affrontare certi argomenti. Un argomento come i campi di sterminio, in cui moltissimi hanno visto immagini, film, ricostruzioni di violenza, eccetera. Che differenza fa a vederli disegnati? È che il disegno si propone come ipotesi, non è la dura realtà della fotografia, non è la dura realtà dell'impiccagione, ma è suggerita, posizionata in un certo campo dell'immagine, come cosa è, cioè l'impiccagione, però diventa più un pensiero, diventa di più una cosa che può essere trasportata ai nostri giorni, perché questo lavoro che noi facciamo un po' tutti, ognuno nel proprio ruolo, è quello di ricordare alle nuove generazioni che hanno tutta la vita davanti e che i pericoli che si sono costituiti nel passato possono ricostituirsi anche oggi con altri mezzi, tanto più che siamo una società di supercomunicazione personale, individuale, gradito o non gradito, voluto o non voluto. Quindi muovere questi argomenti anche sollecitando la curiosità su quello che è stato il mezzo di comunicazione più usato dalle dittature. Ho conosciuto un professore di Trieste che mi diceva che se non c'era la radio, lui era convinto che se non ci fosse stata la radio, non ci sarebbe stato il suo libro. E questa cosa in effetti mi ha fatto spesso pensare, perché l'ho conosciuto moltissimi anni fa. Ed è vero, voi guardate oggi come viene trattata dalla stampa, che non è più fatta di scrittori che poi devono raccontare lo stipendio, perché quindi non è fatta, ma è fatta da un esercito di persone preparate in questo modo. E guardate anche come viene trattata una cosa paurosa, criminale, come la guerra che stiamo sentendo. E ci sono a volte giornali che aprono con pagine che sembra una derby tra Milan e Inter, la nazionale a Roma, insomma. Cioè con una serie di sottolineature, di forniture d'armi, di blocchi, di nuovi ponti saldati, di nuovi... Ma cosa racconta quella? Cosa racconta un articolo di questo tipo?
niente rispetto al dramma della guerra da affrontare e che possiamo affrontare nel nostro divino. Mi sembra questo è un comportamento che la nostra società porterà avanti tantissimo, che quando noi ci saremo qui, e che dovrebbe interessare molto i giovani. Grazie di essere intervenuti. Gianni Carino è più noto in quanto non abbiamo conoscenza. Lo vediamo spesso nei suoi lavori in televisione, fa delle animazioni per Rai News 24. Ho lavorato per la Rai. Lavorato per la Rai fino a febbraio, poi è subentrato un nuovo direttore di Fratelli d'Italia e mi ha licenziato in tronco dopo 15 anni di tronco. Licenziato in tronco. Però ho lavorato per Pinabisco, per Anno Zero, per tutta una serie di trasmissioni e anche con il Rai 24 lavoravo per la ricostruzione di episodi su cui non ci sono foto, non ci sono. Quindi loro mi comunicavano il fatto, io lo buttavo. Ah, sì. Facevo la copertura video. Insomma, la sua esperienza è passata per la collaborazione con Sergio Staino, sì. Con Roberto Marcenaro. Ma no, adesso vogliamo sentire cosa il presidente Jahn cosa ci racconta della sua lettura di questo libro. Questo libro, che tra l'altro dicevo, è in distribuzione gratuita sotto forma di PDF dal sito di Libri di Bulov. Questo proprio perché questa storia possa essere conosciuta quanto più possibile e raggiungere gli studenti, i giovani. Okay. Grazie. Ma io mi aspettavo di avere Liliana a mio fianco, ma immaginavo che non ce l'avrebbe fatta perché in questi giorni ci sta ancora scontando la trasferta a Roma. La stanchezza che ogni volta che la incontro mi esterna e mi esplicita. No, credo che ci possiamo partire da quelle che sono le parole di Liliana che sono riportate anche nel libro, e cioè questo ringraziamento all'autore per aver trasferito quel che è un suo racconto verbale che bene o male il più lontano possibile terminerà in immagini, e immagini con uno strumento che, come diceva, effettivamente non ha sempre avuto grande successo, soprattutto il fumetto culturale, cioè in realtà, se vogliamo, il fumetto di Spago, il fumetto per bambini, cosa ha avuto una sua storia, insomma, io ho via tonnellate di topolini dei miei figli, non so dove metterli, e guai se li butto. Cambio casa, non so, ma non ho mai seguito via Diabolik o Topolino. Ma effettivamente, come dice Liliana, è uno strumento che può avere preso sui giovani, cioè il rendere con le immagini delle parole che scritte hanno sicuramente una valenza molto forte e molto importante, e se poi pronunciate direttamente dagli interessati chiaramente hanno un valore inestimabile, ma con l'immagine i giovani colgono qualcosa di più, qualcosa di diverso, qualcosa che noi minori utenti anche del mezzo moderno, del telefonino, dell'iPad, della cosa non
quando vedo i miei nipoti, soprattutto la femmina, due femmine, una ha solo 6 anni, quindi fortunatamente non si fa ancora il TikTok, ma l'altra se ne ha 14 e vive di TikTok, cioè, è come il messaggio visivo sta prendendo e ha preso ormai il sopravvento sul messaggio verbale. Non comunicano più i ragazzi, non credo che si parli, non sa neanche come si fa a parlare, però si trasmettono l'immagine. Ecco, quindi aver pensato a questo strumento, soprattutto nelle mani di un autore collaudato e di un artista collaudato, è chiaro che è lo strumento che si spera, come giustamente dicevi anche tu, Marco, possa portare i giovani a contatto con questa realtà. Noi lavoriamo ormai dal 2013, che è l'anno dell'ufficiale apertura del memoriale, abbiamo incrementato sempre più fino al blocco del Covid la presenza e il contatto con i giovani. Eravamo arrivati nell'ultimo anno scolastico intero a 43.000 studenti nell'anno scolastico. Stamattina mi hanno detto che in questo momento abbiamo prenotazioni per circa 20.000 studenti da oggi in poi, che vuol dire che probabilmente possono esserci buone probabilità di riprendere quel ritmo che avevamo raggiunto prima della pandemia. Quindi vuol dire toccare decisamente delle generazioni. Poi non è ancora un'analisi che sono in grado di fare, ho tentato di iniziare a guardare quali classi vengono privilegiate dagli insegnanti come visitatori del memoriale. Non c'è ancora una regola che dice privilegiare quelli di quinta elementare piuttosto che quelli di seconda o di terza media o delle superiori. In realtà vengono abbastanza, guardando i dati, sono abbastanza random, sono abbastanza graduali. Però secondo me devo solo affinare il mio strumento, purtroppo la mia testa sta invecchiando, quindi una volta guardavo i numeri e dicevo questa è la regola di questo numero, cioè ero abbastanza portato all'interpretazione del numero, adesso faccio un po' più fatica, quindi meno immediato, ma ci arriveremo. Cioè, sicuramente quello che notiamo è che c'è un percorso di arrivo alla visita che è cambiato, cioè gli insegnanti, molti insegnanti, quelli validi chiaramente, portano dei ragazzi preparati, portano dei ragazzi che sanno cosa vengono a fare, sanno che non si aspettano di vedere niente, cioè non, lo sanno che il memoriale non è un luogo di vista, è un luogo di percezione, è un luogo di sentimento, è un luogo di sensazioni, è un luogo di sensazioni nella sua realizzazione, con l'impatto della subito d'urto della parola indifferenza, del muro dell'indifferenza, è un impatto quando si passa attraverso i vagoni, è un impatto quando si è di fronte al muro dei nomi e si sente quelle che sono alcune delle valutazioni che si fanno sulla tipologia della deportazione. Ecco, sono ragazzi quindi che vogliono fortunatamente in molti casi approfondire, cioè sanno che non vanno a fare la gita scolastica di divertimento. Ecco, quindi aumentare gli strumenti che li mettono in condizione come questo di arrivare ancora più preparati con una visione, questo forse più adatto per i ragazzi più giovani e meno forse per i ragazzi degli ultimi anni del superiore, ma sicuramente sarà uno strumento che pubblicizzeremo e faremo in modo che venga capito nella sua valenza e nella sua portata. Credo che come primo giro possa bastare, mi piacerebbe poi sentire anche, non so se deve fare solo la giunta. Vengono usati, sì. No, non si usano più le chiusure, una volta c'era. Roberto, siamo spesso in maggioranza, non era una divisione di 3 su 5. Il libro è fatto in un modo straordinario, sia come
serie come sintesi di quello straordinario discorso che Liliana Segre ha fatto a Romine. E credo che sia un libro che non soltanto possa essere utile per i giovani, ma anche per i meno giovani, che molto spesso dimenticano e rimuovono colpevolmente la storia. Credo che sia uno strumento molto, molto importante. Ci sono pagine intense contenute in questo libro. Una di quelle più intense, io credo che sia quella che riguarda San Vittore. Quando Liliana, che aveva solo 13 anni, il padre Alberto, finirono nel carcere di San Vittore. E Liliana racconta sempre, una cosa viene raccontata in questo libro, che quella mattina del 30 gennaio 1944, quando le SS fecero l'appello degli ebrei che dovevano essere deportati ad Auschwitz, nel campo di sterminio di Auschwitz, lei si trovò smarrita come tanti altri, e l'unico messaggio di solidarietà che non ebbe nel percorso che da San Vittore la portò sul camion al binario 21 della stazione centrale, nell'indifferenza della città, lo ebbe dai detenuti del carcere di San Vittore, che le gettarono vive, la incoraggiavano, dicevano: resistete, siete forti, vedete di farcela. Ecco, e quando siamo andati con Roberto Iac all'interno del carcere di San Vittore, paio prima del Covid, nel 2019, per ricordare che quello non fu soltanto un luogo terribile di tortura, di sofferenza e di morte, ma nel carcere di San Vittore c'erano anche delle persone che a costo della loro vita si davano da fare per il prossimo. Uno di questi era l'agente di custodia Andrea Schiwa. Un'occasione della posa della pietra d'inciampo davanti al carcere di San Vittore per Andrea Schiwa, Liliana ebbe un incontro con i detenuti e trasmise loro la solidarietà, il sentimento di solidarietà che ricevette da loro. E io lo dico sempre, un messaggio, qualcosa mi è capitato anche di andare per qualche 25 aprile all'interno di San Vittore, perché le detenute soprattutto venivano preparate da persone che le seguivano negli studi. Io dico sempre che il messaggio che proviene dall'interno del carcere, che è un luogo di sofferenza, è ancora più forte del messaggio che noi possiamo dare dall'esterno di quelle mura. Ecco, credo che questo sia uno delle parti più intense di questo libro. E poi volevo aggiungere alcune altre cose. La cosa più che dovrebbe, che ci colpisce, ci tramortisce quasi, è che, lo ripeto molto tutte le volte che mi capita, è che Liliana Segre, che è sopravvissuta alla Shoah, è una testimone delle nefandezze dell'antifascismo, Liliana Segre è stata affidata da qualche anno una scorta. Il fatto che sia affidata a una persona come Liliana, una scorta, vuol dire che qualcosa di gravissimo è successo, sta succedendo, si è verificato nelle coscienze degli italiani. Perché questa cosa era inimmaginabile fino a qualche anno fa, e questo invece si è verificato. Questo dovrebbe farci riflettere a fondo, come dovrebbe farci riflettere a fondo la nozione della conoscenza storica e della memoria. La memoria è labile. In questi giorni abbiamo ricordato, la memoria è labile, c'è un ritorno preoccupante dell'antisemitismo che mai come in questi ultimi anni si sta facendo sentire in Europa e anche nel nostro paese. E l'abbiamo ricordato anche questa mattina. C'è stata una rimozione che è durata 40 anni in Italia
dell'attentato del 9 ottobre del 1982 alla sinagoga di Roma, l'attentato antisemita che ha provocato 42 feriti e la morte del piccolo Stefano Gai Caché di soli 2 anni. Ecco, questo fatto gravissimo, l'episodio più grave di antisemitismo verificatosi nella storia del nostro paese, è stato completamente rimosso e dimenticato. Non credo che la gente sappia, sappia cosa sia successo 40 anni fa, ma la rimozione della storia è pericolosissima. La rimozione della storia significa perdere le radici del passato e quel filo della memoria, l'ha detto Liliana nell'ultima, dice spesso, la memoria della Shoah rischia di diventare una riga di inchiostro nero sui libri di testo che poi rischia di scomparire. Ecco, noi dobbiamo fare il possibile perché questo non avvenga. È un lavoro faticoso, è un lavoro che Roberto Iaraca sta facendo con tantissime scuole, che anche l'ARPI è la missione dell'ARPI, quella di rivolgersi ai giovani, ma dobbiamo coltivare la memoria soprattutto tra i giovani generazioni, ma anche tra gli adulti, rilanciare il discorso della conoscenza storica. Poi l'operazione che abbiamo fatto questa mattina al Campo della Gloria, al Campo della Gloria dove sono sepolte le sale dei caduti, dei combattenti per la libertà, ogni anno noi facciamo 2 cerimonie al Campo della Gloria, in prossimità del 2 novembre e del 24, e del 25 aprile, e per dare vigore, dare forza a questa manifestazione con il fatto che i combattenti per la libertà per questioni anagrafiche stanno scomparendo, la stiamo rinforzando con le scuole. Chiamiamo le scuole, le classi delle scuole medie, superiori e anche inferiori a intervenire, intercaliamo gli interventi istituzionali con le testimonianze dei ragazzi. Credo che questo sia un elemento importante e io l'ho detto stamattina, questa presenza di ragazzi che per venire lì e testimoniare devono prepararsi con i loro insegnanti è una speranza, una cosa che ci riempie di speranza per il futuro. Questa è la cosa che volevo dire. Grazie. Beh, se dal pubblico ci sono delle domande da rivolgere a Gianni o agli altri interlocutori, sono benvenuti. Io chiederei a Gianni, alla luce delle parole emerse in questa presentazione, una sua conclusione, ma dopo le eventuali domande. Che per il momento non mi manca. Beh, la cosa più importante è che questo libro sia compreso nelle sue sfumature più volte. Il libro di storia è un documento, è un libro che illustra delle parole, quindi ci sono vari aspetti su cui pensare, cosa che penso sia molto utile a dei ragazzi e delle ragazze giovani, cioè capire che quel che dicono, perché anche il valore della parola nei nostri tempi viene del tutto ignorata, vedete delle offese su questi strumenti che ci sono della gente, dei ragazzi portati al suicidio da altri coetanei per scherzo. Cioè, quindi il valore della parola, il valore del segno aiutano un po' a smuovere queste curiosità, non pretendo di
quindi è il mio lavoro di dare a concludere delle cose, ma perlomeno sviluppare un interesse, meglio che questa sera è stato visto in molti di questi aspetti. Grazie. Dà 40.000 euro di contributo.
appunto, quindi è più addirittura del matching, perché è molto importante per istituzioni che appunto si basano o su donazioni o su bigliettazione, come siamo costretti a fare noi. E questo è importante, allora lo dico perché se ci aiutate, andate sul sito, vedete tutto, vedete la spiegazione, e il progetto che ci sta dietro è una revisione del concetto della modalità di contatto con le scuole, l'abbiamo chiamato MEM out, memoria fuori, nel senso che noi siamo subentrati nel progetto di diffusione delle testimonianze dei sopravvissuti ai figli della Shoah, della figlia Shoah, che andava con i vari testimoni, sia guide o testimoni formati, ma soprattutto testimoni diretti sopravvissuti, quindi Liliana Segre, Gotti Bauer, Pietro Fiano e gli altri che hanno svolto questo ruolo, andava nelle scuole. Noi invece, avendo il luogo, abbiamo fatto nascere questo luogo con proprio lo scopo e la cosa di portarli in questo luogo di formazione, come dicevo, di sentimenti, di percezione, di approfondimento psicologico anche di questa situazione, e quindi abbiamo portato le scuole all'interno. Adesso siamo a un punto in cui abbiamo detto, ma perché, visto che abbiamo questo strumento che ci può aiutare economicamente, non proviamo a mandare di nuovo fuori le persone a contattare le scuole, presso le scuole, e quindi stiamo raccogliendo adesioni. In questo momento siamo già arrivati, dopo 3 settimane, mi sembra che abbiamo lanciato il progetto, credo che abbiamo già 52 scuole, se non ricordo male, che hanno detto, sì, venite, vediamo quando è il momento migliore, organizziamo una preformazione, un percorso preformativo della visita presso la scuola. Ecco, quindi stiamo integrando questo discorso. No, è un approfittamento, ma spero che ci aiutate anche a divulgare questa idea. Se andate poi sul sito del memoriale, il memoriale Shoah, quindi lì trovate i dettagli. Grazie. È proprio questa la bellezza del libro di Gianni Camino e delle parole di Liliana Segre. La memoria che diventa strumento per l'umanità, per l'umanità, e cioè per, partendo da un libro, oggi se siamo andati a finire a parlare delle cose, di cose diverse legate, che sono che determinano crescita. Questa esperienza del memoriale di accoglienza nei confronti dei quartieri, quanti erano? Ecco, un esercito di soprattutto eritrei, poveretti. È stata la realizzazione di la trasposizione della memoria in militanza operante. E di queste cose, di questi tempi soprattutto, abbiamo bisogno. Io, se non ci sono interventi, ringrazierei Gianni Carino, Roberto Jarak, Giovanni Baldini, Roberto Cerati, Liliana Segre, per il suo esserci col cuore, e tra l'altro l'esserci col cuore, l'assessore alla cultura, Tommaso Sacchi, ci ha fatto sapere di essere vicino a questo incontro di questa sera, avrebbe voluto poter intervenire, non ce l'ha fatta, e poi speriamo che Diana Di Marchi non si sia beccata il Covid e che sia risultata negativa al suo tampone. Bene, grazie. La vita Liliana.
il libro.